insomma, Kevorkian è pur sempre Kevorkian. Eh beh, diciamo, una pulizia di suono e una raffinatezza, diciamo, piuttosto unica, non comune a tutti, esatto. Oserei dire sartoriale. Infatti si può dire che ognuno dei remixer nelle sue versioni ha cercato comunque di mantenere inalterate le caratteristiche originali del disco, pur mettendoci del suo, come in questo caso i Deep Zone, che si appoggiano alla loro ritmica molto fluida, così. Esempio, Todd Terry invece fa una versione di Edge of Time molto funky, molto basement, dove però mantiene strumenti classici quali trombe e via dicendo, mentre Tenaglia fa una versione che ricorda molto i suoi lavori tipo Bottom Heavy, eccetera, pur usando le stesse note e la stessa lo stesso synth che aveva usato Kevorkian nella versione originale di Mindspeak. Adesso magari in uno dei prossimi appuntamenti, visto che questo è abbastanza in anteprima come disco, sentiremo qualche altra versione, perché secondo me vale assolutamente la pena. Per gli amici che si sono sintonizzati solo ora su One One, questo è Dance Village, Alex Martini, so io, e Luca Colombo, che è so lui io. Con un paio di novità, ci parli anche della prossima, Luca? Allora, la prossima è un remix UK di un pezzo che lo scorso anno aveva visto la luce sull'italianissima Heartbeat. Lei è Anita Kate, il pezzo è Reach Me at the Top, era prodotto da Ricky Montanari lo scorso anno, quest'anno ce n'è riproposto dagli Uno Clio, di cui ci ascoltiamo questa dub. Però vale la pena forse dire anche che la canzone è un attimo, perlomeno le parti iniziali, irriconoscibile rispetto all'originale. Ma anche i suoni usati rispetto all'originale sono molto differenti. Vabbè, magari fate mente locale su quello che era il disco dello scorso anno e sentite il remix. Leave me.
cosa facciamo uno di questi sabati notte, Luca? Dimmi, dimmi. Quando Ricky a Milano lo portiamo nel nostro villaggio virtuale, così vediamo di parlare un attimo. È un po' difficile però beccare Ricky di sabato a Milano. Lo so, ma magari... Sappiamo che lui difficilmente si sposta da quel di Riccione. Sai cosa facciamo? Facciamo che la prossima volta che abbiamo un remix di Montanari in anteprima per Dance Village lo chiamiamo al telefono. Perfetto. Come si può fare, eh? Va bene. Beh, guarda, con il ritmo con cui lavoro attualmente mi sa che entro 10 giorni lo possiamo chiamare. Allora, senti un po', io adesso vorrei pregiare l'utenza del villaggio virtuale di un dischettino che conosciamo in via, possiamo dire, boschiva da diverso tempo e che, visto che comincia ad esserci in circolazione anche qualche promo per la wild card, forse possiamo anche farlo ascoltare. Tu che ne dici? Io direi che è giunto il momento di farlo ascoltare. Sicuramente sarà uno dei boom della prossima estate, si può forse paragonare al famoso Black Magic dello scorso anno. Anche perché al mixer ritroviamo sempre lui, il piccolo Luigi. Il fantastico lead Louis Vega. Esatto, si tratta della nuova produzione di Nuke Color, questa è la bellissima Desire. Give you full control. I'm the only one to satisfy you.
sicuramente in pole position per diventare uno dei dischi più ballati dei prossimi mesi e direi anche che se lo merita. New Colors Desire a chiudere il trittico delle novità. Di novità si parlerà ancora nei prossimi giorni al SIB Rimini a Riccione tra il Pascià, l'Eco, il Paradiso, l'Ecos, il Cocorico, insomma. Ci sarà veramente l'inferno delle borse roventi, per usare una terminologia nostrana. Vedremo sbucare promo accettati, DAT contro DAT. E poi vedremo cosa succede sabato prossimo. Ma tu che sei piuttosto abilitato alla Riviera, valgono i DAT? Valgono i DAT? No, perché se valgono i DAT, allora sciambola. Solo se proposti con il DAT col pitch. Vabbè, chiaro, perché sennò... Però secondo me per suonare 20 minuti non vale bene a spendere. Anzi, ti dirò di più. Pare che una di queste serate sia sponsorizzata da una casa produttrice di Compact. E praticamente pare che quella sera tutti si suonerà con i Compact, ovvero ognuno di noi va il giorno prima da loro, si presenta i dischi che vuol proporre, alcuni dei dischi che vuol proporre, questi glieli passano su Compact e il giorno dopo tutti a mixare con i Compact. E due giorni, due giorni dopo da Glingani, che è quello che fa gli acetati, tutti lì a fare la fila. Scusa, dovrei fare un 12 pollici. Vabbè, insomma. Luca, io ti lascio andare a lavorare anche per questo sabato. Noi continuiamo il villaggio virtuale di One, ci vediamo alla prossima, ovvero ci vediamo sabato. Al SIB, ci vediamo duramente prima di ci sabato, vediamo molto prima noi, ci vediamo domenica, lunedì, martedì, mercoledì al SIB, ok?